domanda, Elena. Siamo? Come sarà la nostra meditazione? Quant'è l'impegno che hai intenzione di mettere ora nella meditazione? È incredibile, ma quello che tu riesci ora a programmare rispetto alla meditazione. In questo momento tu puoi investire in modo che tra 5 minuti farai la tua meditazione più profonda, la più intensa, quella che ti darà i migliori risultati. Dipende da te. Dipende da te come andrà quel colloquio di lavoro di domani. E non te ne accorgi che tu oggi, rispetto al colloquio di lavoro che avrai domani, che è importantissimo, i tuoi pensieri iniziano a ruotare intorno a timori, paure. E quindi inizi a seminare senza accorgertene esattamente quelle cose che non vorresti che accadessero. E rispetto alla meditazione che noi faremo adesso, sarà intensa, interiormente intensa. Sarà estesa, espanderai la tua consapevolezza. Dipende da te. È un meccanismo, pensa. È carattere. Sei una che molla? Sei una che molla la terza volta? Sei una che insiste? Sei una che insiste ma prende sempre la propria strada perché deve dimostrare che lei la fa diversa e la fa meglio? Caratteriale. Quindi come sarà la tua prossima meditazione? Senza accorgertene, la stai programmando inconsapevolmente. Ma noi possiamo fare di meglio. Ora progettiamo la nostra miglior meditazione consapevolmente. Adesso sarà intensa. Dipende esattamente da quello che tu ti dirai in questo momento, consapevolmente. E se ciò che ti dici è più forte dei tuoi meccanismi caratteriali, sei in grado di governare i tuoi pensieri? Ci sei? Come sarà la tua meditazione? Sarà così serena che ti scapperà addirittura da ridere mentre mediti? Ti verrà quel sorriso che sembri un idiota? Straordinario. Perché riuscirai a seminare così tanta serenità dentro di te che ti sarà impossibile contenerla? O sarà così amorevole che alla fine avrai le lacrime agli occhi senza capire bene il perché. Ti sentirai così connessa al gruppo, al momento, all'umanità. Ti sentirai così parte profonda, integrante di quello che stiamo facendo? Dipende da te. Ricordati di condividere, questo è il momento, così poi saremo in tanti a meditare insieme, grande gruppo. Ciao Davide, Pietro, ciao caro Pietro di Cremona, il mio fotografo preferito. Ciao Davide, volevo dirti, cosa genera la delusione? Generalmente causata da parole o persone. Che frase ambigua, mamma mia, Pietro. Vuoi sapere che cosa
Che cosa genera la delusione? Le parole degli altri in modo meccanico generano la tua delusione, le tue aspettative. Le tue aspettative deluse che non governi. L'altro giorno ho parlato di aspettative, se capisco quello che hai scritto. Ho parlato di aspettative, le aspettative sarebbe meglio non averle perché inevitabilmente tendono a essere deluse, ma sarebbe meglio averle consapevolmente e lavorare per fare che accada esattamente quello che tu vuoi. La prossima meditazione, la mia, sarà la migliore. E la tua? Sembra un'aspettativa, capisci? Invece semino consapevolmente nel mio orto e io alla prossima meditazione farò meglio di quello che ho fatto ieri sera. La delusione solitamente sono aspettative deluse. Poi c'è questa frase di qua, causata da parole personali. Non capisco bene, Pietro, se è importante per te, scrivimi la frase più chiara, perché non la capisco, capito? È evidente che per te è chiara, ma per me non lo è. Luisa, fallito anche questa mattina con il risveglio consapevole. Mannaggia, ci riprovo domani, meglio con le soglie, ma forse sto barando. Ho messo dei post-it per ricordarmelo a forma di bomba. Se passo e non respiro, esplodo. Molto bene, Luisa, questo è interessante, mi dà l'opportunità di dire una cosa. Quello che tu hai fatto, hai messo delle sveglie per ricordarti di te quando passi sopra le soglie. E va benissimo, stai barando, sì, stai barando perché nessuno ha detto di farlo, quindi tu lo stai facendo con un escamotage, ma va bene, stai barando tra virgolette perché non ci sono regole. Cosa succede? Che ti sarai già accorta, ti sarai già accorta che le sveglie funzionano, ma solo fino a un certo punto. A un certo punto tu passerai comunque inconsapevolmente sopra le soglie e non vedrai più i tuoi post-it. È così che funziona. Il sonno, tutto diventa meccanico, la sveglia diventa meccanico. Non diventa più una cosa che dici, ehi, svegliati, e tu hai quell'attimo di consapevolezza. A un certo punto anche quella sveglia passa inconsapevolmente e tu attraversi la tua soglia senza averla vista. Quindi fatela pure l'esperienza delle sveglie, quindi mettetevi delle cose che vi aiutino a ricordarvi di voi stessi, ma se non continuate a cambiarle non funzioneranno. Quindi vedrai che tra un po', anziché i post-it, dovrai mettere delle ghigliottine. E va bene, metti le ghigliottine, stai attenta solo a evitarle. E visto che siamo su questo, stamattina risveglio consapevole, qualcuno probabilmente è arrivato a 19, forse, speriamo. Se sei arrivata a 19, molto bene. Se non ci sei arrivata, molto bene, stai serena. Noi stiamo divertendo, stiamo giocando, stiamo cercando di essere consapevoli e quello della mattina, risveglio consapevole, è un bellissimo gioco. Non aiutarti la mattina con delle sveglie. Non aiutarti. Ti aiuterai tra 6 mesi, quando avrai capito che tu sei un diesel la mattina proprio non ce la fai a svegliarti quando ti svegli. Allora metterai il comodino prima di scendere dal letto e quindi il comodino ti aiuterà a essere sveglia subito. Ma per il momento non aiutatevi, non mettete niente che vi possa ricordare che dovete fare. L'esercizio del piede giusto, non vale mettere un cartellone sopra al letto, eh? Chissà se qualcuno è 19. Manca poco il 21, eh? Poi mi tocca inventarmi qualcos'altro, per quelli che sono arrivati al 21. Sara, il tuo cognome dice che sei sarda. Io elargisco complimenti, solitamente già di mio. Mi piace molto, ora proverò consapevolmente. Molto bene, Sara, perché i complimenti meccanici non sono. Stanotte ho avuto un episodio molto spiacevole con mio figlio, sono riuscito a governare prima paura e ansia e successivamente rabbia, con respiri profondi e consapevolezza. Molto bene, grazie perché questo percorso mi sta aiutando molto a crescere e migliorare. Grazie a te, cara Sara. Loredana, consapevole, gentile, amorevole e serena. Ah, ecco, uso le tue parole come un mantra durante il giorno, soprattutto nei momenti di difficoltà e devo dire mi aiutano a sciogliere i nodi da me stessa messi. Perfetto, tutto bene, i nodi da me stessa messa è una frase che dice che hai la consapevolezza che stiamo seminando e rispondiamo dopo perché è partita la meditazione. Sì.
sei consapevole. Cambierò camicia oggi perché mi fa grasso sta camicia. Qualcuno me l'ha scritto che sono ingrassato. Sereni, consapevoli, sorridenti. Sei motivata? Darai il meglio? Stiamo meditando insieme. Porta dentro la tua attenzione. Segui il tuo respiro, sei nell'addome. Ti percepisci respirare lì. Il movimento dell'addome ti aiuta a essere consapevole del tuo respiro, di questo momento, del tuo corpo, della tua emozione, della tua espressione del volto, delle mie parole, consapevole della musica in sottofondo. Sei al governo, sei al comando della tua tuta biologica. Consapevole, respiri. Consapevole. Respiri. Serena. Gentile. Consapevole, respiri con l'addome. Accorgi di respirare e governi. Consapevole di te stessa ora. Stabilmente. Serena. Tanto serena. Consapevole.
serena. Quanto sei serena. Riesci a essere più serena. Consapevole. Rilassi. Consapevole. Rilassi. Serena. Tre respiri consapevoli. Non contarli. Consapevole, rilassa, serena. Tre respiri, non contarli. Serena. Siamo un gruppo. Connessi. Sintonizzati. Consapevoli di noi stessi. Sereni. Gentili, amorevoli, espandi, lascia fluire insieme. Consapevole di te stessa. Stai governando il tuo regno ora. Consapevole.
consapevole, rilassata. Dolce, serena, tre respiri insieme. Rimani, ritorna, consapevole, respiro, cuore, intensa, consapevole, torna. Consapevole di te stessa. Governa la tua emozione. Corpo, il tuo respiro, sorridi, consapevole. Percepisci te stessa, seduta, ad occhi chiusi, consapevole dei tuoi piedi, del tuo respiro. Espressione. Consapevole governi tre respiri. Siamo un gruppo. Thank you.
Lascia fluire. In sintonia. Consapevole, percepisci e lasci fluire, rimani consapevole. Espandi questo momento. Fluido dentro di te, intorno a te. Consapevole, torna, rimani, respiro, cuore, intensa ora. Creiamo un'onda. Consapevole. Abbasso il volume, apri gli occhi, rimani consapevole, mantieni questo stato che hai raggiunto, muoviti lentamente, non abbiamo premura, rimani connessa e consapevole. Ci sei? Ci sei? Consapevole. Ora, importante ora, di più. Loredana. Consapevole, gentile, amorevole, serena, uso le tue parole come un mantra durante il giorno, soprattutto nei momenti di difficoltà e devo dire mi aiutano a sciogliere i nodi da me stessa messi. Grazie del tuo aiuto, Loredana, benissimo, usi le mie parole come un mantra. Bene, stai attenta che tu potresti passare a un altro livello anziché usare le mie parole come un mantra. Non ti dire le cose. Eseguile e basta. Quando tu ti dici una cosa, vuol dire che dentro di te, nel tuo essere, quella cosa è. Passa alla tua mente questa energia, la tua mente la traduce e te la spiega. Non hai bisogno di fare questo. Quando tu c'è un momento di difficoltà, non ti dire niente e sii con due i, esattamente quelle parole. Senza dirtele, governa il pensiero, governa il tuo centro razionale, utilizzalo quando devi decidere qualcosa, quando devi soppesare delle cose, quando devi calcolare, quando devi progettare. Non usarlo per dirti ciò che dovresti fare. È un altro livello, chiaramente, eh? Visto che lo dici, bene. Thank you.
Dario, potessi fare una domanda ai candidati di qualsiasi elezione, gli chiederei: sei consapevole di te stesso, Dario Francesco? Caro Dario Francesco, il nostro obiettivo, dobbiamo stare attenti perché noi siamo tutti polemici, alcuni lo sono in modo evidente, altri lo sono in modo molto più intelligente, quindi meno evidente. Si governano di più e si governano di meno, tutto lì. Quindi non andare a far domande a nessuno. E quando ti sorge questo pensiero, quella lì è la domanda che devi fare a te, non agli altri. Fai il lavoro su di te, non preoccuparti degli altri. Tu fai il lavoro su di te e il tuo mondo sarà diverso. Il mondo cambierà quando noi cambieremo. Questa è una frase meravigliosa che magari tu hai anche scritto, hai copiato e incollato perché è bellissima. Credo sia una frase di Gandhi. Ma è vera, capito? Ma noi siamo sempre preoccupati di fare in modo che gli altri siano diversi. Ci abbiamo sto tarlo, capito? Di correggere gli altri, di dimostrare agli altri, di spiegare agli altri. Ma il mondo sarà veramente diverso quando tu sarai veramente diverso. Quindi lascia perdere i politici, non andare a fare domande a nessuno. E se ti sorge questa cosa è perché la devi fare a te stesso. Monica, ciao, vorrei tanto essere lì. Ogni volta che chiudo gli occhi immagino di essere seduta insieme a tanta gente, immersa in un'atmosfera quasi magica. Pensare a questo mi aiuta a concentrarmi. Monica, bene, se ti aiuta a concentrarti, bene, passa all'altro livello. Non immaginare più, perché quella è sempre il tuo centro razionale. Percepisci le persone. Percepisci le persone. Lavora per percepire il gruppo. Siamo tanti, siamo qui, siamo connessi, siamo sintonizzati, stiamo tutti insieme facendo la stessa cosa, nello stesso modo, nello stesso momento. Percepisci il gruppo, sii consapevole, percepisci il gruppo. Immaginare va bene perché ti aiuta a concentrarti. Fai l'altro livello, passa alla percezione che ti aiuta a essere consapevole. Carmela, che cos'è Carmela? Ciao Carmela. Che cos'è l'umore? Salutami Francesco. Ma non scrive mai niente Francesco? C'è? È lì di fianco, non me lo menzioni, eh? Che cos'è l'umore? Incide sull'intensità della meditazione? Cioè, ma chissà quante volte ne abbiamo parlato. Spero sia una domanda per far sì che parli di questa cosa. L'umore è il tuo stato interiore legato alle emozioni che meccanicamente sono suscitate dal tuo centro razionale che ha tradotto una situazione che è successa intorno a te. È così. E quindi mi si genera il mio stato interiore, che quindi è il mio umore. Più il mio umore, preferisco parlare di stato interiore, è elevato e più sarà facile essere consapevole. Più tieni alto il tuo stato emotivo e più è facile essere consapevole. Più lo stato emotivo è basso e più essere consapevole diventa un po' complicato. Soprattutto a volte, ne ho parlato ieri sera con Lorenzo, a volte riesci a essere consapevole malgrado lo stato emotivo negativo, ma non ti governi. Perché poi quando sei consapevole devi produrre serenità. Dovete legare consapevolezza e serenità. Ti Zagor. Ma come ti chiamerai Zagor tu davvero? Non ti puoi chiamare così. Mi piacevano un sacco gli Zagor quando ero piccolo. La mente conta, devo zittirla. Bene, chiudiamo con questa, Zagor, l'ho già detto tante volte, tu sei uno degli ultimi arrivati. Non devi zittire la mente, non devi fare niente contro la mente, non devi scacciare i pensieri, non devi lottare con i pensieri. Quando ti accorgi che pensi, devi tornare alla propria percezione.
Quando ti dico fai tre respiri consapevoli, questo è il momento di farli, visto che l'ho detto, senza contarli, è un trucchetto che uso per aiutarti, ti metto lì un ostacolo in modo che tu diventi più abile, capito? Come quando uno fa atletica, gli metti gli ostacoli, diventa più abile poi a fare atletica. Quindi non contarli, la tua mente è subito lì pronta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ed è ridondante, addirittura mentre respiri fa 1 1 1 1 1 e 1, ho contato 1, non dovevo contarli, l'ho contato, hai visto, Questa è la mente. E perché fa sta cosa? Perché tu le dai attenzione, perché tu senza accorgertene le dai attenzione, non governi le tue unità attentive. Vorrei che le tue unità attentive, quando ti dico di fare tre respiri consapevoli, fossero qua, che è la cosa più facile, propriocezione addome. Tre respiri, non li ho contati perché ero qua. Non è facile, perché quando dico di non contarli la mente, ne aveva già parlato proprio con Carmela, credo. Va bene, ci vediamo oggi pomeriggio, 14:30, che sia una buona mattina. Se non hai ancora fatto colazione, come me, questo è il momento. Se come me stai imbiancando a casa, è in casa una moglie come la mia, ti tocca imbiancare a casa, capito? Giorno di pausa, si imbianca la casa. Però abbiamo capito ieri che Milena è così. Lei ha i superpoteri e quindi è così, perché è caduta da piccola nella pozione. È così, l'abbiamo scoperto ieri, ce l'ha confessato sua mamma, la mia cara suocera, la Valli. E quindi oggi tutti in casa a imbiancare, eh? Rullo e pennello e stucco. Sei consapevole? Sì? Respira consapevolmente ora. Ci sei? Lo sai fare, vero? Respira consapevolmente. Le soglie oggi. È incredibile perché tu adesso ci sei, sei consapevole, sai esattamente cosa dovresti fare, ma appena ti alzi la meccanicità ti fagocita e l'essere si addormenta e non riesci a fare magari neanche la prima soglia che è lì a 3 metri da te. Quindi ci sei? Stai respirando consapevolmente? È la settimana dei complimenti, ti ricordi? Quanti ne hai fatti? Non me l'hai scritto. Quanti complimenti hai fatto? Scrivi sempre nei commenti. È il tuo lavoro su di te. Scrivi. Tu devi sapere cosa stai facendo, capito? Non fare la pigra, scrivi. Quanti complimenti? Non mi serve che mi dici il complimento che hai fatto. Quanti ne hai fatti? Quante soglie? Quante contrarespire? E quanti giorni col piede giusto? Siamo un gruppo. È così che funziona. Sei consapevole? Settimana dei complimenti, dati da fare. Ci vediamo pomeriggio. 14:30, puntuali.